Inaugurato sabato scorso a Rimini, presso la Galleria Fabio Basaglia, la prima personale riminese di Sandro Chia, l'artista italiano protagonista del movimento della transavanguardia internazionale. Chia è diventato attualmente uno degli artisti italiani più acclamati nel mondo dell'arte. Protagonisti assoluti dell'evento culturale riminese, i personaggi modellati in mosaico e ceramica dall'artista toscano. Sono dei fratelli, sono oggetti, presenze, essenze, esistenze di questo mondo, no? Sono tra di noi, sono tridimensionali e in più sono colorati e hanno questo vago pregio di immortalità che è insito nella materia di cui sono costituiti, no? Che è meno distruttibile della materia di cui siamo costituiti noi. Nella Repubblica di San Marino, nel 1996, Sandro Chia, insieme all'artista Enzo Cucchi, fu protagonista di un evento espositivo di gran rilievo internazionale. Si trattava di Prima Bella Mostra Italiana, un'esposizione che accoglieva i due maestri della transavanguardia nell'ex monastero Santa Chiara. Sui muri dello storico edificio sammarinese è rimasta, a testimonianza dell'evento, un'opera realizzata a quattro mani dal duo Cucchi e Chia. Abbiamo chiesto a Sandro Chia un commento sul lavoro sammarinese, ma il maestro ha preferito lasciare giudizi e commenti ai visitatori del Santa Chiara. Penso che meno si parla in termini razionalizzanti dell'arte, meglio è. Si tratta di andare lì, di visitare il luogo, di goderne se c'è questa propensione, questa volontà di riconoscere nel lavoro qualcosa, un dono, qualcosa che arricchisce, e essere molto rilassati e prendere il meglio di quello che l'artista ha voluto dare. Se poi invece si ha voglia di opporsi, di essere critici, no? Anche quello ben venga, è un atteggiamento possibile. Ma penso che una volta che un lavoro è esposto, un lavoro è attaccato al muro, la parola passa a chi lo osserva. E io non sono che uno di loro, tutto sommato. Presente alla vernice riminese anche lo storico gallerista della transavanguardia Mino Mazzoli, un gallerista che dalla città di Modena è riuscito ad imporre i suoi artisti in tutto il mondo. Con Mino Mazzoli abbiamo parlato di arte, ma anche della Repubblica di San Marino. E parlava della mostra Bella Italiana, la portai io quella mostra lì, e anche l'opera fu un lavoro molto molto importante. Fui felice di darlo lì a San Marino. E anche adesso a San Marino posso dire una cosa, mi complimento con voi perché avete dato un incarico a un uomo favoloso, che fra l'altro ama l'arte in una maniera incredibile, che è Jean Todt, il quale lo conosco bene, è un mio amico, e posso garantirvi che è una persona senza trucco, è una persona favolosa, è una persona che l'arte la ama davvero, quindi oltre a essere un genio delle corse è una persona che ha un'altra passione, quella dell'arte, e vedrete che sarà una sorpresa anche in quel campo. Quindi lei pensa che la Repubblica di San Marino abbia bisogno di un buon consulente nel campo artistico? Di sicuro.